L'attività paralimpica ormai è la quotidianità, è la mia vita e dentro questa definizione c'è tantissimo. C'è l'impegno quotidiano, quindi l'allenamento duro e costante, c'è la fatica, c'è l'onore di rappresentare una nazione, ci sono le responsabilità anche di doverlo fare e infine è la possibilità di conoscere, di girare il mondo, di gareggiare. Martina Caironi, 34 anni, 2 medaglie d'oro e 3 d'argento alle Paralimpiadi e tanti altri titoli mondiali ed europei, è una specialista nei 100 metri e nel salto in lungo. Dopo un incidente in motorino nel 2007, le è stata amputata la gamba sinistra. Ma lo sport inizialmente per me è stato anche terapeutico perché mi ha permesso di reinserirmi nella società, di mostrare le mie gambe, la mia gamba amputata, le protesi, senza vergogna. Poi, per Martina, lo sport si trasforma in passione. Poi è diventata una necessità fisica perché proprio allenarsi ti fa star bene, ti fa migliorare proprio in tutto, nella postura, nelle abitudini, anche alimentari che poi vanno di conseguenza. E infine, quando poi è arrivato davvero l'alto livello, con l'agonismo lo sport ti porta proprio a tendere verso una condizione massima, ok? Quindi come è l'atleta olimpico, lo è anche l'atleta paralimpico. E devo dire che io non riesco a stare più un giorno senza fare attività perché mi fa stare bene e mi completa proprio anche totalmente. L'incontro con Inail per realizzare le prime protesi avviene subito dopo l'incidente. Il centro protesi Inail di Vigorso di Budro è stato il primo ad accogliermi per la prima protesi da cammino. E poi è diventato centro di riferimento per tutte le protesi sportive grazie alla collaborazione con il CIP. Quindi io all'oggi continuo a riferirmi sia a Budrio che anche a Roma, che c'è un altro centro protesi Inail, proprio per le migliorie, le prove, i continui cambi. Per noi è fondamentale la figura del tecnico ortopedico perché è il nostro strumento, è la nostra macchina. Oltre al corpo c'è la tecnologia. Ai Mondiali di Parigi 2023 un altro obiettivo centrato. Con 5,18 metri nel salto in lungo, Martina conquista l'oro. Sì, quello che mi manca nel salto in lungo è proprio l'oro paralimpico, perché ho sempre avuto una grande avversaria, Vanessa Lowe, che se l'è presa sempre lei. L'anno scorso al Mondiale sono riuscita io a spuntarla, però ecco, il grande obiettivo è quello di fare una gara fatta bene nel salto in lungo, che passa quasi sempre in secondo piano perché ci sono i 100 metri, la gara madre, però attenzione, io mi alleno e faccio molta fatica anche per questo salto in lungo che è molto tecnico e che spero davvero di riuscire a far bene. E dopo lo straordinario podio di Tokyo 2020, insieme ad Ambra Sabatini e Monica Contrafatto, l'Italia aspetterà col fiato sospeso i 100 metri a Parigi. La prima Paralimpiade dopo Londra, quindi Rio, abbiamo preso Monica. Poi è arrivata Ambra e abbiamo fatto un bel bottino in tre. Adesso si cercherà di ripetere questo podio paralimpico tutto italiano. Che cosa succederà non si può mai dire, perché ogni gara a sé stante, soprattutto una finale paralimpica, ha un carico emotivo eccezionale. E quindi seguiteci, l'unico modo per saperlo è seguirci possibilmente in diretta su Rai 2.